L'azienda si occupa principalmente di realizzazione di laboratori didattici per le scuole. Nell'arco degli ultimi 2 anni siamo riusciti a muoverci molto in Calabria e speriamo di riuscire, adesso che abbiamo anche una maggiore esperienza, di poter portare queste nostre conoscenze magari fuori dalla regione. Abbiamo avuto modo di realizzare degli impianti audio-video professionali, perché questo è un altro dei settori nei quali opera l'azienda. Uno dei nostri primi lavori è stato quello della realizzazione di una regia audio-video in una sala polivalente. Oltre all'installazione di telecamere motorizzate, schermi a retroproiezione e impianto audio, abbiamo anche preparato un sistema sempre gestibile tramite regia di luci teatrali, sempre per questa sala, con la possibilità di inviare le immagini e l'audio ad altre sale collegate. L'azienda è nata 3 anni fa, l'idea iniziale era quella di aprire un piccolo negozio, magari con la possibilità di fornire assistenza per tutto ciò che riguarda il mondo dell'informatica. Poi dopo abbiamo allargato un po' i nostri orizzonti. L'idea principale era semplicemente quella di lavorare, trovare un metodo di sostentamento. Ho avuto modo di conoscere l'economia di comunione tramite un corso, una scuola di economia civile di comunione che si è tenuto in zona. È stato molto importante per me perché mi ha dato le basi per capire come mandare avanti un'azienda innanzitutto, e poi perché mi ha fatto anche capire l'importanza di un'economia nuova che non segua semplicemente il profitto, ma che in qualche modo concorra al bene comune. Tantissimi riscontri positivi, perché questo modo di lavorare, di porsi coi clienti che magari non conoscono l'economia di comunione, comunque ha pagato. Spesso magari ci troviamo in situazioni di concorrenza dove altri magari non seguono i nostri stessi ideali, non hanno questa concezione di quello che può essere il mercato. E questo, insomma, magari alcune volte ci mette in una situazione di svantaggio, però alla lunga penso che la scelta di seguire questa strada sta pagando.